ad un nuovo video. Volevo cominciare questo video intanto ringraziandovi veramente tanto perché su Instagram veramente sta accadendo di tutto, mi state seguendo in tantissimi, anche qui devo dire la verità, ogni giorno i follower e gli iscritti aumentano e sono veramente contenta, vi ringrazio tantissimo. Questo per me è veramente inaspettato, non credevo insomma, che saremmo arrivati a questo punto, quindi per me, a prescindere, questo è già tanto e vi ringrazio. Però ecco, aumentando così il volume delle persone, mi rendo conto che comunque tante di voi sono molto confuse. Io veramente, prima di mostrarvi il mio nuovo video, ecco, apro questa parentesi per dirvi che io sono veramente molto grata a tutte coloro che mi scrivono in continuazione su Instagram, ma anche via mail e un po' ovunque. Però dovete cercare di capire che io non posso veramente fare consulenze approfondite e consigliare dei prodotti ad hoc o mi fate delle domande veramente, l'ho già detto in un altro video, ve lo posto qua sotto, alle quali io molte volte ho già risposto nei video, dove dovete cercare di avere un po' di pazienza e appunto scorrere il blog, scorrere i video, la pagina e partire dagli inizi. Se credete che il vostro status dei capelli non sia già questo, perché è molto difficile capire qualcosa partendo dalla fine. Io capisco che la cosa più ovvia, magari, che viene da fare sia quella di scrivere ciao, mi puoi dare una mano, però cercate di capirmi che io veramente non posso stare dietro a tutte e rispondervi a tutte facendo dei riassunti di come io ho cambiato i miei capelli. Ho iniziato questo percorso per aiutarvi, questo percorso social intendo, per aiutarvi. Però se voi non lo seguite, non ha senso che voi vediate come sono i miei capelli ora, senza vedere da dove sono partite e che cosa ho fatto. Quindi veramente vi invito sul serio a leggere attentamente il blog, seguire Instagram scorrendo da sotto e anche i video qua su YouTube. Scorrete sotto, guardatevi i primi video e vedrete come erano i capelli e come sono oggi. E partite da lì. Per quanto riguarda i prodotti, ragazze, cioè io all'inizio provavo veramente qualsiasi prodotto. Io capisco che una non voglia spendere soldi inutilmente, però voglio dire, sono sicura che nel vostro bagno ci saranno almeno 3 o 4 prodotti che avete comprato e non avete mai finito e li avete accantonati lì. Fa parte del gioco, fa parte della scoperta anche questa. Alcuni prodotti non li ho ancora provati e quindi proprio non posso consigliarveli, cioè non so veramente neanche come lavorerebbero sui miei capelli. Ecco, però non abbiate paura di sperimentare, perché anche sperimentare e sbagliare vi insegna tantissimo sul vostro tipo di capello, su tantissime cose, quindi veramente vi invito a farlo. Per quanto riguarda il video di oggi, ho voluto fare un video nel quale vi mostro un utilizzo alternativo della Delman Brush, perché tante avete il dubbio e mi avete scritto che la Delman Brush vi piace, però non vi piace, ecco, il modo in cui vi vengono i capelli alla fine perché sembrano troppo finti oppure troppo piatti, e quindi ho provato, insomma, ad utilizzare la Dea, farvi vedere come io utilizzo la Delman quando voglio un po' più di volume, e quindi sono sicura che questo video vi piacerà. E niente, se provate anche voi a usare la Delman in questo modo, mi raccomando, scrivetemi qua sotto nei commenti e fatemi sapere come va, e noi sicuramente ci vediamo al prossimo video.
Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al mio canale di YouTube, seguitemi sulla mia pagina Instagram e mi raccomando, visitate il mio blog per avere approfondimenti sul Cure Legal Method e altro. E ricordatevi che i prodotti che utilizzo nel video li trovate sul sito di Afro Italia e con il mio codice, che vi scrivo qui, avrete il 10% di sconto su una spesa minima di 50 euro. Altrimenti qua sotto vi lascio il link del mio shop Amazon.